Vertice in prefettura Vibo Valentia, dove la situazione è critica dopo che una frana ha gravemente intaccato una condotta dell'acquedotto. La riunione di emergenza si è svolta questo pomeriggio con la sindaca Limerdo, i vertici di Sorical, la protezione civile e i vigili del fuoco. È stato individuato il punto di rottura, ma ci vorranno giorni per completare i lavori, che potrebbero essere difficili anche a causa del maltempo. Le squadre dovranno ricostruire il piano del costone franato, su cui poggiare poi le tubature. Intanto il piano d'azione prevede di far arrivare le prime autobotti all'ospedale, al carcere e alla caserma allievi sottufficiali, che sono in piena emergenza. Poi negli snodi principali della città, come piazza San Leoluca e piazza Municipio. Nella notte un'autobotte con acqua potabile sarà spostata dall'eliporto di Crotone. Sentiamo la voce della prefetta Roberta Lulli, che ha coordinato il vertice, e poi quella del presidente di Sorical, Cataldo Calabretta. Daremo risposte facendo venire, diciamo, in soccorso almeno una decina, più di una decina di autobotti al giorno, con priorità all'ospedale e all'istituto di pena, ma anche la popolazione ovviamente avrà la giusta fornitura d'acqua e il più velocemente possibile. Le squadre degli operai della Sorical sono al lavoro da diverse ore per individuare i tratti interessati. Sorical lo scorso anno ha redatto un progetto che prevede il rifacimento pressoché totale della condotta adduttrice dell'alago ramo Vibo Valentia, ed è opportuno che la Regione Calabria si attivi al più presto affinché il territorio di Vibo Valentia potrà finalmente usufruire di un'infrastruttura contemporanea e soprattutto efficace.